due leggi elettorali, entrambe figlie del verdetto della Corte Costituzionale sull'Italicum, una per la Camera e una per il Senato. Resta comune l'impianto proporzionale di base, ma ci sono parecchie differenze tra le due e sono sotto gli occhi di tutti, ha sottolineato il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Ecco come funzionerà. Alla Camera rimane il premio di maggioranza del 40% previsto dall'Italicum. Superata tale soglia, la lista avrà la maggioranza assoluta a Montecitorio. Al Senato, invece, non ci sarà alcun premio. La legge si complica con le preferenze. Mentre al Senato se ne potrà indicare solamente una, alla Camera ci sarà il capolista bloccato e si potranno dare fino a due preferenze aggiuntive, purché uno sia maschio e l'altro femmina. Per i collegi, invece, la Camera sarà divisa in 100 plurinominali, in ciascuno dei quali eletti tra i 5 e i 7 candidati. Al Senato ci sarà un collegio per regione, quindi 20 in totale, con la possibilità di eleggere nelle regioni più grandi anche 20 senatori. Una legge elettorale non esente però da possibili modifiche. In Parlamento già se ne discute. Tra le proposte quella del PD con un ritorno al Mattarellum o l'estensione del premio di maggioranza anche al Senato.